Ho il piacere, di avere ospite, anche se per poco tempo, il professor Salvatore De Michele. Professore, da quanto tempo mancate da Paterno? Più di 30 anni. In quale periodo siete stato a Paterno? Dunque, in Basilicata dal 62 al 77, a Paterno credo dal 65, così, non ricordo bene perché è così, insomma. E quindi dal 65 fino alla... Al 77. 70, quindi un 12 anni, 12-13 anni. Sì. Mi potete fare, anche se in modo molto sintetico, un elenco dei ragazzi che sono stati vostri alunni? Da San Giorgio, che poi si è laureato farmacista, Lomanto Emilio, che purtroppo non c'è più, Arbuccoliere Teresa, Lauria, mi sembra, Carmelina, qualcosa del genere, che ho saputo adesso che è maestra, che era il suo sogno dei bambini di scuola materna, e tanti, tanti altri, Milano, quello che è un tecnico specializzato per i computer, i radio, televisori, Milano, eccetera. forse Milano. Milano, sì, Milano Gino. G, Milano G. A caso Gino, professore di matematica, Sì, credo. biologo, si laureò in biologia e poi... Esatto, si è insegnato, mi sembra, a Como, da quelle parti. E tanti, 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 Ma poi sono c'è tanti. anche un ragazzo che è qui presente. Briglia, uno dei miei prediletti. Briglia, Tortolomano Maria di Montemurro, con la quale spero di Ma rincontrarmi in dice questi che Briglia però giorni. era un ragazzo un po' vivace, è vero oppure Chi? no? Briglia dice che era un ragazzo un po' vivace a scuola. Ah, però un ragazzo intelligente, rispettoso. Siamo rimasti e abbiamo instaurato un'amicizia E veramente questa è la cosa più importante. bellissima. Ma oltre all'attività, diciamo, di professore, avete avuto anche un rapporto, diciamo, di hobby a Paterno. So che eravate appassionati di caccia. Sì, mi dicevano, professore, lei non ci lascia nulla, perché dalla caccia alla passione per la fotografia, la pesca, la tassidermia, cioè imbalsamare gli animali. Io purtroppo la mia natura è questa, mi piace conoscere, apprendere e anche trasmettere quello C'è, che... non so se l'avete conosciuto, un mio parente, Carlo De Filippo, che diciamo, lui si dedica a questo lavoro, quello di imbalsamare gli Sì, animali. L'avete conosciuto a Carlo De è Filippo? stato mio allievo per la tassidermia. Era allora un ragazzo, perché lui stava in Svizzera, faceva il camionista, però ero molto amico del padre, che aveva delle pecore, veniva a caccia con me, e che è stato mio maestro. Donina Rosin che chiamava. Esatto. Tonino De Filippo lo Sì, chiamavo. sì, sì, sì. Aveva dei cani bellissimi e andavamo a caccia assieme. E che è stato mio maestro per quanto riguarda la conoscenza della natura. Ah, Sì, sì, sì. questa è una buona novità. E quindi Paterno per voi in realtà è stato un po' come il vostro paese, diciamo. Esatto, sì, la mia seconda patria l'ho definita Paterno. E adesso dove state? Adesso sto a Sassomarcone, in provincia di Bologna. Mi sono trasferito negli anni 70, 77, poi dall'80 con precisione, sono stato a Sasso Marconi, diciamo, per favorire, perché ho trovato condizioni più favorevoli per quanto riguarda lo studio dei miei figli. E allora ero ragazzini, dico, ci dobbiamo trasferire, lì c'era un mio cognato che abitava a Bologna, e così ci siamo sistemati là. Avete un po' nostalgia di Paterno? Certo, l'amicizia, l'ospitalità, l'umanità. E come professore, diciamo che più che per il salario, per lo stipendio, vi conoscono per la vocazione all'insegnamento. Di che cosa siete contenti per quello che avete fatto? Perché considero l'insegnamento una missione, non uno strumento. È necessario guadagnare, insomma, per vivere, è chiaro, però l'ho considerato sempre come una missione. A casa mia moglie diceva: ma tu hai più, come dire, più cura degli alunni che non dei tuoi figli. Infatti, non pochi alunni sono stati curati anche nella loro vita a venire dopo la scuola media. Ed è una... Professore, per me è stata una grande soddisfazione fare questa piccola chiacchierata, ma prima che partite,
vi voglio ospite. Allora, professore, prima che ve ne andate, ci sentiamo. Con grande piacere. Va bene.